Ecco, ci siamo nello stand Padiglione Regione Veneto e siamo in compagnia dell'assessore al turismo, signor Federico Canera, assessore al turismo regionale Veneto. Perfetto. Assessore, da quanti anni è che lei è in carica? Io come assessore sono in carica dal 2015. Perfetto, per cui avrà già dei parametri relativamente all'andamento delle stagionalità turistiche negli anni, per cui sono passati 4 anni. Come è cresciuto il Veneto in questo periodo? Ma mediamente il Veneto dal 2010 in poi è cresciuto ogni anno del 3-4% circa di media. Poi alcuni comprensori sono cresciuti di più, altri meno, cioè alcune destinazioni turistiche sono cresciute di più di altre, però la media è stata questa, tale per cui siamo arrivati l'anno scorso ad avere la cifra record di 70 milioni di presenze turistiche e circa 17 milioni di arrivi. Perfetto. Estate e inverno. Quali sono le località che hanno dato maggiore soddisfazione in questo mese? Allora, devo dire che negli ultimi anni è cresciuto molto il settore legato alla montagna, alle Dolomiti. Forse perché negli anni precedenti avevano risentito di più di un calo rispetto alle altre destinazioni turistiche, però devo dire che negli ultimi anni sono cresciute in doppia cifra. Così come sono cresciute in doppia cifra alcune località meno note all'interno della regione Veneto, penso alle colline del Corsetto nella provincia di Treviso o alle colline della provincia di Vicenza, che diciamo erano destinazioni che in termini assoluti facevano meno presenze turistiche, ma in termini percentuali sono cresciute in doppia cifra ogni anno rispetto alle altre località. Questo è frutto anche di un lavoro che la regione Veneto ha fatto per cercare di far conoscere quello che io chiamo l'altro Veneto, cioè quel Veneto meno conosciuto che non sia in sostanza Venezia o Verona. Certo, però è importante anche Verona, Venezia, le città d'arte, Padova. Ecco, da dove arrivano i turisti, le nuove frontiere del turismo? Beh, allora, ovviamente noi come la nostra roccaforte è il turismo di lingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera fanno la parte del leone, pensi che quasi il 50% del turismo del Veneto, in particolare quello dedicato alla costa veneta, quindi al mare e al lago di Garda, ha una provenienza di lingua tedesca. Poi però fortunatamente abbiamo turisti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare anche il sistema anglosassone, quindi Inghilterra, America, Australia, insomma, lingua inglese, e poi abbiamo provenienze un po' da tutto il mondo, in particolare per le città d'arte, i quali sono attrattori turistici veramente universali. Okay. Jesolo, parliamo di mare, ecco, Jesolo è veramente la capitale del turismo estivo, diciamo, no? Per quanto riguarda la regione Veneto. Quanto è importante, diciamo, Jesolo proprio come cittadina, come location per tutto il territorio, sia regionale ma anche nazionale, perché comunque è diventata molto conosciuta anche all'estero proprio per la sua mondanità. Ecco. Jesolo è sicuramente una delle località balneari più importanti a livello italiano, penso che dopo Rimini e Cavallino Tre Porti, che è un'altra area importantissima per l'open air, cioè quindi per i campeggi, campeggi a 5 stelle che in poche località turistiche si trovano, così come anche la spiaggia di Puglione, se la giocano sono lì in termini diciamo di presenze turistiche. Jesolo comunque è un fiore all'occhiello, la fortuna nostra è che lungo la costa ogni destinazione sia caratterizzata, quindi Jesolo per la mondanità, per l'innovazione, Caorle invece per l'enogastronomia legata anche a un centro storico particolare molto carino, e Bibione diciamo invece legata per alla famiglia e allo sport in particolare, quindi ogni categoria, ogni destinazione lungo la costa si è diciamo specializzata, pur avendo il mare come minimo comune denominatore, è riuscita diciamo a vincolare in qualcosa di diverso. Benissimo, volevo sapere la sua posizione personale per quanto riguarda il discorso delle limitazioni diciamo degli accessi a Venezia. Ma guardi, la regione Veneto di per sé è sempre stata contraria a quelle che possono essere delle tassazioni. Si figuri che noi da quando c'è l'amministrazione Zaia non abbiamo nemmeno più l'addizionale regionale IRPEF e quindi non abbiamo tasse regionali di fatto, se non la tassa di soggiorno che non viene incamerata dalla regione a dei singoli comuni, e poi c'è stata questa volontà del sindaco di Venezia autorizzato a livello
statale, quindi la Presidente del Consiglio dei Ministri, ad applicare questa tassa. Noi non è che siamo contrari, però diciamo che l'importante è che questa tassa sia una vera o diventi una vera e propria tassa di scopo, che abbia lo scopo appunto di creare nuovi servizi per i turisti. Cioè non deve essere una tassazione così fine a se stessa, semplicemente perché sono tanti turisti, ma utilizzare questi soldi per creare nuovi servizi e per preservare la città di Venezia. Se viene utilizzata in questo senso, è una tassa che può avere un senso e può anche essere accettata al turismo. Se invece viene gestita come un mero tributo che serve per salvare i bilanci del comune, allora ovviamente non sarebbe capita non solo dagli operatori, ma neanche dagli altri istituzionali. Avete un sito internet istituzionale per poter vedere tutte le bellezze appunto del territorio? Assolutamente sì, noi abbiamo il www.veneto.eu, tra l'altro è un nuovo sito internet che domani proprio qui in BIT presenteremo assieme al Presidente Zaia, un sito nuovo, innovativo, bello dal punto di vista grafico, emozionante, che attrae il turista, però noi non vogliamo solo fare questo passo, vogliamo fare un passetto in più, cioè quello di avere un bel sito dal punto di vista grafico, importante, ma anche una piattaforma digitale che ci sta dietro, innovativa, che colleghi tutto il territorio del Veneto e che permetta a qualsiasi turista, una volta che entra nel nostro sito, di poter vedere esattamente tutte le destinazioni turistiche del Veneto, tutti i prodotti turistici del Veneto e tutto ciò che è possibile fare in Veneto. Dalla sagra della zucca fatta da una prolocco comunale alla possibilità di acquistare un biglietto per l'Arena di Verona piuttosto che la Fenice di Venezia, o addirittura per prenotare dei pacchetti turistici o per prenotare delle stanze d'albergo. Perfetto. Allora ringraziamo l'assessore al turismo della regione Veneto. A voi studio.